La legge dei grandi numeri lo conforta, dice Ellen Stofan, direttrice NASA, capo scienziato durante una affollatissima conferenza a Washington. Ci sono 200 miliardi di pianeti simili alla Terra, dunque ci sono molte probabilità che nei prossimi 20-30 anni troveremo prove concrete di forme di vita nell'universo. La domanda non è più se, ma quando, dice Ellen, che preannuncia un programma ambizioso al via già dal prossimo ottobre, sotto gli auspici di NASA ed ESA. Sappiamo dove guardare, questa è la differenza. Oltre il 50% dell'emisfero nord di Marte, ad esempio, è stato ricoperto d'acqua in passato. Questione di cicli evolutivi, tempo e spazio sono relativi. Tradotto per il popolo, quello che troviamo potrebbe non esserci già più, oppure quello che non c'è potrebbe esserci in futuro. Se tramonta l'idea di una diretta con l'alieno, quindi, è sempre possibile rincuorarci, pensando che non siamo soli nel cosmo, un sogno degli scienziati di tutto il mondo, da sempre. Ma arriva puntuale il distinguo, oggetto della ricerca sono le condizioni che rendono possibile la vita, non certo la conferma che esseri alieni abbiano visitato la Terra. Ci dispiace, ma niente dischi volanti o mini verdi tra noi. A quelli ci penserà, come sempre, il cinema a colmare la lacuna.